Zolfo e ferro scorrono nel sangue da quando esiste il genere umano. La natura inconscia dell'uomo stabilisce quel che avviene fra zolfo e ferro. Lo si deve portare a coscienza. Dobbiamo imparare a riconoscere questo processo come espressione della lotta interna di Michele con il drago. Dobbiamo imparare a farlo salire alla coscienza. A questo processo collegheremo la festa di Michele, ma prima di tutto deve essere pienamente compreso, compreso fin nel profondo. Allora si potrà celebrare la festa di Michele come festa onorata dagli uomini e derivata dal cosmo. Avremo così una coscienza capace di vedere realmente nel ferro qualcosa di diverso da quel che vi vedono il chimico o il meccanico di oggi. Avremo quel che ci insegnerà a utilizzare il ferro nel nostro organismo, nella nostra entità interiore. La maestosa immagine di Michele in lotta con il drago sulfureo, di Michele con la spada fiammeggiante, sarà un impulso di entusiasmo per quel che l'uomo deve diventare, se intende sviluppare le forze evolutive non verso il declino, ma verso il progresso. Proprio il tempo presente è in grado di comprendere il monito che ci appare dal mondo spirituale in lettere di ferro, in queste parole enigmatiche. Tu lo forgi al tuo servizio. Tu ne mostri il valore materiale in molte opere tue. Ma salvezza sarà per te soltanto quando ti si dimostri il potere sovrano del suo spirito. È il ferro. Impariamo a conoscerlo, come tutte le sostanze, non solo per il valore materiale. Impariamo a conoscerle nella sublime potenza del loro spirito. Allora vi sarà un nuovo progresso umano, un progresso terreno, e noi dobbiamo volerlo, se vogliamo essere uomini nell'autentico significato della parola. Da San Michele, la festa dell'autocoscienza, di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.